Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Quesio. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale alle infrastrutture e lavori pubblici Enrico Melasecche per l'approvazione all'unanimità da parte dell'Assemblea legislativa dell'Umbria del disegno di legge della Giunta regionale ulteriori modificazioni e integrazioni al testo unico governo del territorio e materie correlate. L'intervento legislativo è scaturito dalle modifiche apportate alle norme nazionali nel corso del 2019 e del 2020 con vari provvedimenti che hanno determinato ricadute anche a livello regionale. L'assessore Melasecche, dopo aver ripercorso l'iter dell'atto, ha specificato le modifiche e l'integrazione alla legge regionale 1/2015 che sono finalizzate prevalentemente a superare alcune criticità dovute anche a differenti definizioni tra la norma statale e quella regionale, anche per consentire più agevolmente di accedere alle agevolazioni del superbonus 110%. Questo nuovo testo, ha affermato l'assessore Melasecche, rappresenta un notevole passo in avanti nel percorso di semplificazione di norme che consentono a cittadini, tecnici e imprese di realizzare con maggiore facilità gli interventi desiderati e dunque garantiscono anche un impulso ulteriore al settore con benefici ambientali ed economici per l'intera regione. Oltre 20 milioni di euro verranno pagati in questi giorni a 7.315 aziende della regione Umbria grazie alle misure a favore dell'ambiente e del clima. Utilizzate per la prima volta le risorse euro, oltre 6 milioni di euro, infatti dai circa 20 milioni e 600 mila euro in pagamento sono provenienti dal pacchetto New Generation EU, risorse che finanziano il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza post pandemia. La direzione intrapresa dalla Regione Umbria è quella di assolvere agli impegni a difesa dell'ambiente e del clima che caratterizzano la nuova programmazione PSR in sintonia con la realizzazione del Green New Deal dell'Unione Europea finalizzato a far fronte alla sfida dei cambiamenti in atto in modo equo e sostenibile. L'assessore all'agricoltura e all'ambiente Roberto Morroni evidenzia che i risultati ottenuti dalla Regione in termini di applicazione delle misure agroclimatiche ambientali sono più che buoni, rappresentano la concreta attuazione di best practice a favore della sostenibilità. Queste misure infatti perseguono obiettivi volti al contrasto dei cambiamenti climatici e alla salvaguardia della biodiversità, così come la tutela delle risorse idriche, del suolo e dell'aria. Nel corso della mattinata del 30 novembre in sala dei notari a Palazzo dei Priori, 16 comuni umbri con Perugia capofila hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione del percorso cicloturistico Francesco nei Sentieri. Presenti l'assessore allo sport del comune di Perugia, ente capofila Clara Pastorelli, il rappresentante dell'ASD Francesco nei Sentieri Cesare Galletti e i rappresentanti dei comuni aderenti, ossia Bastia, Bettona, Bevagna, Cannara, Castiglion del Lago, Corciano, Gubbio, Lisciano Niccone, Maggione, Montone, Passignano, Spello, Tuoro, Umberti e Valfabbrica. Sì, avrete visto che quest'estate una marea di ciclisti esteri e anche italiani ovviamente che si muovono con la famiglia in bicicletta oppure anche con amici eccetera. È importante dare dei riferimenti precisi per questo tipo di turismo. Finalmente firmiamo il protocollo d'intesa tra i comuni dell'alta, possiamo dire il percorso permanente dell'Alta Umbria, e che, cosa fondamentale, collegherà l'Umbria ai circuiti toscani. Questo ci permette di intercettare oppure di scambiare le nostre capacità di accoglienza turistica con la Toscana. La condivisione è importante, specialmente con una regione, la Toscana, che è molto più avanti di noi. E niente, da qui poi partirà il percorso, cioè l'iter di ufficializzazione delle strade coinvolte, ecco, con l'approvazione dei comuni, ma siamo molto contenti che questo primo importantissimo passo è stato compiuto. Sono stati oltre 900 nei primi 15 giorni di novembre gli ingressi alla Pinacoteca Comunale di Città di Castello, che fino al 9 gennaio 2020 ospita la mostra Raffaello Giovane e il suo sguardo, promossa da Comitato Regionale Umbro per le celebrazioni raffaellesche, Comune di Città di Castello, Regione Umbria, inserita nel calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. Negli spazi della Pinacoteca Comunale, che ha da poco recuperato il suo ingresso monumentale originario,
Introdotto da un bel portale cinquecentesco, è possibile godere di un'esposizione dall'alto valore storico artistico molto apprezzata dal pubblico fino a questo momento. Elemento di grande spessore della mostra, divenuto esposizione permanente, è l'allestimento che vede lo stendardo della Santissima Trinità di Raffaello e il martirio di San Sebastiano di Signorelli vis-à-vis nella stessa sala, un accostamento che simboleggia l'incontro tra due grandi artisti che nella realtà non si sono mai conosciuti. Beh, è un luogo importante, ma Città di Castello è una città importante nell'arte, con questo filo conduttore che taglia i tempi da Raffaello a Burri, e anche un'occasione straordinaria nelle celebrazioni proprio di Raffaello, che si ricordi quanto l'Umbria e Città di Castello siano stati importanti per un artista come Raffaello, che a suoi tempi fu considerato un precursore, un innovatore. E questo ci consente di fare due riflessioni. La prima, dell'Umbria come una terra che è un palcoscenico naturale per il bello, dove è più facile confrontarsi con l'arte, con la bellezza, ma anche un luogo di innovazione e di forte ispirazione. E è questo forse quello che portiamo più dentro di noi, anche perché fin dal Perugino, a cui Raffaello fu legato, ma l'Umbria è stato anche un modo di innovazione dei modelli artistici delle botteghe. Il Perugino, pittore imprenditore, e Raffaello con il più grande modello organizzativo di una bottega che sia mai stato visto nella storia dell'arte antica. E un giovane, perché oggi qui noi parliamo di Raffaello Giovani, e questo, se vogliamo, è quasi un auspicio che l'Umbria veramente possa tornare ad essere quel palcoscenico dove il talento giovane possa fiorire sotto un denominatore che c'è naturale e spontaneo, quello della bellezza. L'Orvietana vince l'ultimo tuffo con il suo capitano Bracaletti, piega la resistenza della Nestor e vola più 8 in classifica generale. Gara difficile contro i marcianesi, apparsi in grande crescita, ma lo spunto al 94esimo rende merito alla capolista, ora campione d'inverno, con una giornata d'anticipo. Sì, ma le categorie non c'entrano, nel senso che quando adesso gioco qui è pesantissimo. Questo è un gol veramente pesante, perché poi viene dopo un rigore sbagliato, quindi moralmente mi sentivo abbastanza responsabile di sto pareggio casalingo. Invece, fortunatamente, credendoci fino alla fine, siamo riusciti a vincere. Con questo è tutto. TG360, l'informazione flash a cura della redazione di RTO Aquesio, torna puntuale tra un'ora.